La settimana scorsa l'Accademia svedese ha annunciato i vincitori dei vari premi Nobel. Quest'anno l'assegnazione del premio Nobel è andata a tre fisici per alcune scoperte e alcuni esperimenti di meccanica quantistica. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire tutti i segreti del premio Nobel 2022. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica e Pillole. Quest'anno i vincitori del premio Nobel sono Aspect, Cluster e Ziegler. E vi leggo testuali parole dell'Accademia svedese: per i loro esperimenti con l'entanglement dei fotoni, che hanno permesso di stabilire la violazione delle disuguaglianze di Bell, e per i lavori pionieristici nel campo della scienza dell'informazione quantistica. I tre fisici hanno separatamente lavorato con fotoni e soprattutto con l'entanglement quantistico. Uno degli aspetti più bizzarri e anche importanti della meccanica quantistica. La descrizione quantistica può ritenersi completa? Questa pubblicazione fu scritta a sei mani da niente poco di meno che Einstein, Podolsky e Rosen. I tre fisici, e Einstein in particolare, anche se fu pioniere della meccanica quantistica, non riuscivano a capacitarsi di alcuni aspetti bizzarri della meccanica quantistica e pensavano che la meccanica quantistica fosse una sorta di teoria incompleta e che le sue bizzarrie potessero essere in qualche modo spiegate. Ma quali sono queste bizzarrie? Cos'è l'entanglement quantistico? Quindi facciamo un attimo un passo indietro e poi torniamo alla pubblicazione e ovviamente torneremo anche ai nostri tre fisici vincitori del premio Nobel. Immaginiamo di avere una particella che segue le leggi della meccanica quantistica, un elettrone, una particella qualsiasi. L'elettrone può ruotare in senso antiorario o in senso orario. Immaginiamo di avere un elettrone. Questo elettrone, quando è da solo e nessuno lo guarda, è capace di girare su se stesso sia in senso orario che in senso antiorario. Ma nel momento in cui noi andiamo a sbirciare tipo di rotazione sta facendo su se stesso, lui assume o la rotazione oraria o la rotazione antioraria. Questo si chiama collasso dovuto alla misura, ovvero nel momento in cui nessuno lo vede, ha sia spin, così è chiamata la rotazione, orario, spin up che spin down. Già questo sarebbe assurdo di per sé per la meccanica classica. Noi un pallone lo vediamo o girare in un verso o lo vediamo girare in un altro. Non possono coesistere antiorario e orario insieme. Ma questa non è la bizzarria più importante della meccanica quantistica. La cosa più strana avviene nel momento in cui abbiamo due particelle e non solo una. Nel momento in cui interagiscono le due particelle, il sistema complessivo delle due particelle può assumere il cosiddetto stato entangled, che in italiano significa intrecciato. Che cosa significa questo? Significa che lo spin di una delle due particelle dipende dall'altra. Immaginiamo sempre di avere due particelle e che entrambe le particelle possono assumere spin up e spin down. Se lo stato in cui si trovano le particelle è intrecciato, è entangled, se io misuro la particella 1 e vedo che ha spin up, l'altra particella deve avere per forza spin down. Dov'è il paradosso? È che entrambe le particelle hanno spin up e spin down al proprio interno. Quindi nel momento in cui faccio la misura, io decido sulla prima particella che spin c'è, quindi per esempio up, e di qua la funzione d'onda sulla seconda particella collassa immediatamente e qui troviamo spin down. Per i fisici Einstein, Podolsky e Rosen, questo era impossibile, perché è come se la prima particella comunicasse alla seconda particella l'informazione istantaneamente. Quindi, se le particelle sono a chilometri di distanza, è come se le due particelle stessero comunicando a una velocità maggiore di quella della luce, cosa ovviamente impossibile per la relatività ristretta. I tre fisici degli anni 30 proposero proprio questo esperimento mentale, in cui le due particelle praticamente comunicavano a chilometri di distanza con una velocità maggiore di quella della luce. Dissero anche: beh, allora, poiché la relatività ristretta esiste, l'abbiamo dimostrato,
c'è qualcosa che ci manca della meccanica quantistica. E loro proposero una variabile nascosta che noi non potevamo conoscere, che si trovava prima che facciamo la misura, in modo tale che noi non conoscevamo ancora questa variabile nascosta, e grazie a questa variabile nascosta le due particelle avevano spin up e spin down, e non c'era nulla di bizzarro, ma era semplicemente una parte che ci mancava della meccanica quantistica. Allora, successivamente a questo famoso paradosso chiamato paradosso EPR, allora disse Bell, disse: ok, perfetto, io considero questa teoria considerando queste variabili nascoste. Se è vero che ci sono delle variabili nascoste, allora noi negli esperimenti dovremo trovare che vale una certa disuguaglianza, chiamata disuguaglianza di Bell. Se ci sono però degli esperimenti che violano la disuguaglianza di Bell, allora la variabile nascosta non esiste. Einstein, Podolsky e Rosen hanno torto, e semplicemente la meccanica quantistica non rispetta la meccanica classica. Ora, viola veramente la relatività? In realtà non è che stia veramente violando, perché la particella 1 non dice alla particella 2 qual è il suo stato. È più una cosa intrinseca, che nel momento in cui cade uno dei due spin, l'altro cade dall'altro lato. Però nessuno sta realmente comunicando, non è un'informazione che viaggia ad una velocità maggiore di quella della luce. È una cosa intrinseca del sistema e non estrinseca. Uno dei primi pionieri degli esperimenti per la violazione del teorema di Bell, della disuguaglianza di Bell, fu proprio Cluster. E successivamente migliorò l'apparato sperimentale per la dimostrazione della violazione della disuguaglianza di Bell, Alan Huster, il secondo vincitore, e poi finalmente Ziegler crea questo apparato sperimentale che definitivamente viola senza ombra di dubbio alcuno, e il premio Nobel è una testimonianza, la disuguaglianza di Bell. Per cui, come se questo Nobel sancisse che Albert Einstein, Podolsky e Rosen avevano torto. La teoria della meccanica quantistica è completa, certo, non l'abbiamo ancora riunificata con la relatività, ma è una teoria completa, non ha bisogno di altre variabili per essere descritta correttamente. E inoltre Ziegler ha anche dimostrato che è possibile il teletrasporto quantistico, ma di questo ne parleremo magari in un altro video. Il metodo però a questi tre fisici non è andato solo per gli esperimenti che dimostrano la violazione della disuguaglianza di Bell, ma anche per tutto quello che poi ne è conseguito, tutti gli aspetti informatici che ne conseguono: il computer quantistico e la crittografia quantistica, i sensori quantistici, che sono ancora un mondo inesplorato che potrebbero dare grandi soddisfazioni. Bene, questo è tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.